Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi facciamo qualcosa di inedito che spero possa diventare una consuetudine o comunque una ricorrenza per questo canale, ovvero fare una sorta di recap di quelli che sono stati i film della mia personale stagione cinematografica. Sono recluso, ormai dovrei quasi terminare il mio isolamento, siccome ho avuto il Covid, ho passato appunto, come ben sapete, e vi linko qui, non mi ricordo mai come si fa, è di qua forse, il link per vedere il video in cui spiego come sono arrivato a passare questo Natale e a questo punto anche il Capodanno in quarantena e in isolamento perché ho avuto il Covid appunto. Io ho sempre con me i biglietti dei film che ho visto appunto al cinema. Ovviamente quest'anno è stato molto particolare, per cui sono molti di meno, ecco, rispetto a quanti ne avrò visti negli scorsi anni, a parte l'anno scorso ovviamente. Quindi ce li ho qui, mancano alcuni all'appello che adesso mi sto ricordando e vi dirò, e quindi ve ne voglio parlare in rapida successione, in modo da poterli analizzare molto velocemente e dirvi cosa ne penso. E poi qui, con l'ausilio della tecnologia, del computer, andremo a vedere anche cosa ne pensano i critici. Utilizzeremo Rotten Tomatoes, che è l'agglomeratore di recensioni che fa un po' da termometro rispetto a una pellicola piuttosto che un'altra, o un prodotto audiovisivo in generale. Ci sono anche le serie TV. E quindi li passeremo in rassegna e vi dirò più o meno cosa ne penso e qual è stata, com'è stata di fatto la mia stagione cinematografica personale. Detto ciò, ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video, e vi invito anche a recuperare i video precedenti oltre a quello del Natale che già vi ho linkato, quest'altro a cui tengo molto, che è il mio primo cortometraggio Corduroy, nella versione Director's Cut. Questa versione inedita, con alcuni aggiusti diciamo da un punto di vista d'immagine, ma soprattutto nella versione integrale, quindi la prima edizione, la prima esportazione del file, quindi del mio cortometraggio, è appunto qui presente sul mio canale. Cominciamo subito e cominciamo con il botto, perché il primo film che mi ha fatto tornare al cinema quest'anno è stato Dune, o Dune, che dir si voglia. Allora, Dune, potete vedere anche il poster qui. Dune è un film che mi ha stravolto, sconvolto. Sono stato felicissimo di essere tornato al cinema per vedere un film del genere. Ho provato delle emozioni molto simili a quelle, ai ricordi più che altro, che avevo della visione, dell'esperienza in sala del Signore degli Anelli, o per certi versi di quello che poteva essere anche un'attesa alla Star Wars, per intenderci. Un film molto ben interpretato, molto ben diretto, classico colossal come non se ne vedevano veramente da tantissimo tempo. Interessante, ammaliante, ipnotico, anche se più che ipnotico è diciamo un vero e proprio scossone. Tornare in sala con questo film forse era l'effetto che mi sarei aspettato da Tenet l'anno scorso e che purtroppo non è stato possibile, diciamo non è stato così. Quindi si tratta di un film molto potente, dalle musiche incessanti, coinvolgenti e da tutto l'apparato sonoro in realtà molto ricercato. Quindi un film che sicuramente consiglio, recuperato, e sono stato felicissimo di scoprire appunto che se ne farà una parte 2, cosa non darebbe scontata, perché appunto essendo un prodotto Warner Bros. Che ha deciso questa strategia di far uscire i film in contemporanea anche in streaming sul loro servizio di streaming, ovvero HBO Max, non era detto che questo film potesse avere il successo necessario to green light, dicono gli americani, quindi dare la luce verde, quindi dare il via, dare il benestare per una seconda parte. Non era da dare per scontato, è stato un successo da questo punto di vista e per fortuna se ne farà una parte 2. E io ve lo straconsiglio, recuperatelo, vedetelo quanto il più possibile, diciamo, con un'esperienza simile al cinema, che però non esiste. Oltre al cinema e alla sala cinematografica non esiste un modo, a prescindere dall'home theater che potete tenere a casa. Però non esiste, ci vuole la sala, ci vogliono le persone, ci vuole la reazione di tutti quanti all'interno di quell'esperienza lì. Dune, con un grandissimo cast e un grande Denis Villeneuve alla regia, su Rotten Tomatoes ha un punteggio agglomerato dei critici dell'83% e del pubblico del 90%. Passiamo avanti e troviamo l'ultimo film di Bond. Mette a fuoco, ecco qua, No Time to Die. Film incredibile, film che ci ha messo una vita a uscire in sala, film che è stato rigirato più volte aggiungendo un sacco di scene, film che è il giusto canto del cigno, quindi l'ultima fatica appunto di Daniel Craig nei panni di Bond, è il suo quinto film, questa cadenza per cui alterna dei buoni film sui cinque, diciamo un paio sono stati abbastanza dimenticabili secondo me, almeno, che sono appunto
Quantum of Solace, quindi il secondo, e Spectre il quarto. Mentre sia per Casino Royale, magnifico, bellissimo, con uno dei cattivi più belli della storia della filmografia di James Bond. Poi c'è stato ovviamente Skyfall, bellissimo, forse il più nolaniano di questa saga di James Bond. E poi appunto No Time to Die, che è un bellissimo film, un ottimo modo per salutarci con Daniel Craig, e forse un po' melenso, forse un po' pretestuoso in alcuni tratti, con uno dei cattivi più deboli, d'altronde interpretato da uno degli attori più sopravvalutati del panorama hollywoodiano e internazionale, ovvero Rami Malek. Un film che però ha avuto inoltre, diciamo, il plus di riportarmi in una sala IMAX, quindi un film assolutamente che mi sono goduto, bellissimo, e non vedo l'ora di scoprire appunto cosa riserva il futuro per il mio Bond. No Time to Die, che sull'agglomeratore di Rotten Tomatoes totalizza un 83% per quanto riguarda la critica e un 88% per quanto riguarda il pubblico. Ora, se la memoria non mi inganna, tra questo film e un altro ce n'è stato un altro che è stato inserito, diciamo, nel frattempo sono riuscito ad andare a vedere al cinema, purtroppo, e si tratta di Malignant. Tant'è vero che appunto fa parte di quelli di cui non ho conservato il biglietto. Perché? Perché è un film terribile, con una trovata pessima, pretestuosissimo, poco divertente, ed è incredibile per un regista come James Wan, che se seguite il mio canale sapete quanto io sia appassionato del suo modo di fare cinema, del suo cinema, del suo essere un filmmaker a tutto tondo. Veramente una trovata poco stilosa, tacchiana, poco anche interessante e per nulla geniale come molti hanno cercato di riportare. Un film assolutamente pacchiano, volgare e dimenticabile. Veramente uno spreco di soldi e tempo. Giusto per sfizio, andiamo a vedere quanto ho totalizzato. Non voglio nemmeno parlare del cast, non voglio parlare della sceneggiatura, di tutto quanto, c'è poco da dire. Per la critica ho totalizzato un 76% e per il pubblico un 52%. Ma andiamo avanti e troviamo un film italiano, uno dei tanti film italiani che sono andato a vedere al cinema, e parliamo di Marine a gli occhi neri, con la mia Miriam Leone e il buon Stefano Accorsi. Un film divertente, un film che scalda il cuore, una coppia ormai di attori affiatatissima e che hanno un modo di recitare molto simile, per cui riescono in qualche maniera a combaciare, a funzionare benissimo insieme, a creare una giusta amalgama. Per me sono degli attori molto di testa, molto finti, però se messi nello stesso film, nella stessa narrazione, funzionano benissimo. Il film è molto godibile, molto tenero, ed è assolutamente un film da andare a vedere, da ricordare. Sono delle scene anche abbastanza memorabili, un parolone, però un film che si lascia guardare e si lascia ricordare con affetto e con piacere. Ve lo straconsiglio. Ovviamente Miriam Leone è un personaggio, una creatura da cinema incredibile. Tra l'altro un film del mio apprezzatissimo Simone Godano, già regista, per intenderci, di Croce e Delizia, una pellicola deliziosa di un paio d'anni fa. Su My Movies, che è un altro sito che vi consiglio di consultare per quanto riguarda tutte le informazioni cinematografiche, ha totalizzato un punteggio di 3,47 su 5, loro utilizzano le stelle, quindi è un film che assolutamente vi consiglio. C'ha un'introduzione fortissima da cinema vero, cinema sicuramente da industria, che però ha un grande cuore. E andando avanti, c'è, visto che me lo ricordo, c'è un film di cui ho parlato su Instagram, e qui sotto trovate tutte le indicazioni per seguirmi anche lì. Un film di cui non ho mantenuto il biglietto, a parte perché il biglietto mi è stato dato solo uno scontrino, e quindi chi conosce la catena UCI Cinemas sa, e chi mi conosce soprattutto sa quanto odio andare a vedere i film ormai nelle loro sale. Quando siamo andati a vedere questo film, ovvero Eternals, sempre parlando di cose che ho odiato, la sala era stracolma, abbiamo pagato tantissimo il biglietto era sopra uno scontrino, abbiamo cominciato a vedere il film 40 minuti dopo la pubblicità, ed è partito un altro film, Io sono Babbo Natale. Nello stupore generale poi alla fine, insomma, hanno fatto ricominciare tutti i trailer ed è partito purtroppo Eternals. Avrei di gran lunga preferito continuare a vedere Io sono Babbo Natale. Eternals è un film odiosissimo, presuntuosissimo, brutto, di una delle registe più sopravvalutate dell'ultimo periodo, ovvero Chloe Zhao, super politically correct in una maniera veramente nauseabonda,
un ensemble di un cast che funziona in grande parte, ma d'altronde è una delle poche cose che non sbagliano mai nell'MCU, nell'universo cinematografico della Marvel. È un film che pretende di buttarti in gola praticamente tutta questa montagna di storia e di backstory di questi personaggi, tutte all'interno di un'unica pellicola che è stracolma di cose e di idee anche interessanti, ma per nulla umane. Non c'è nulla di umano all'interno di questo film. È rivoltante, è un qualcosa di veramente orribile, una noia mortale. 2 ore e mezza di classico filmone supereroistico con i soliti temi triti e ritriti, riproposti in maniera anche poco interessante, mai con quel guizzo, mai con quel qualcosa in più che ti fa dire: ah, però c'è questo elemento che mi è piaciuto, che mi porta avanti la narrazione, voglio continuare a vederlo. No, è stata una noia mortale per tutto il tempo. È un film, uno dei pochi film, diciamo, che ha veramente diviso tantissimo critica e pubblico, ma anche pubblico e pubblico, critica e critica, all'interno dell'universo del Marvel Cinematic Universe. Per farvelo capire, andiamo a vedere appunto il suo punteggio. Totalizza un 47% per la critica, risultando quindi rotten, come dicono appunto su Rotten Tomatoes, quindi pomodori marci, nel senso che se vanno al di sotto del 60%, mi sembra, vengono considerati rotten, quindi marci, qualcosa da non andare a vedere, un prodotto appunto marcio, poco buono. 78% per il pubblico. Che film abbiano visto loro, veramente non ho idea. Ora andiamo avanti e andiamo su altri film abbastanza divisivi, o meglio, uno in particolare che sto per dirvi che non è piaciuto per niente, o quasi, ed è l'amatissimo e il celebratissimo È stata la mano di Dio del buon Paolo Sorrentino. Ora, è un film che sono andato a vedere di corsa nel primo o secondo giorno di disponibilità in sala, perché volevo godere dell'esperienza di vederlo in una sala stracolma, come immaginavo e come è stato, di piccoli borghesotti che non vedevano l'ora appunto di inciuciare sui fattarelli di Paolo Sorrentino. È un film che mi ha divertito, è un film che ho trovato bello, ma che non mi è piaciuto, ed è un qualcosa che forse necessiterebbe di un'analisi più approfondita, ma mi scoccio. Ne sto parlando tantissimo nell'ultimo mese, e questo sicuramente è un attestato della qualità del prodotto, dell'opera d'arte che ci troviamo davanti. Ma per farvela in breve, io e Paolo Sorrentino non potremo mai trovarci nella stessa stanza. Semplicemente, quando una persona non ti piace, quando un autore traspare tantissimo dalle proprie pellicole, e quindi io riesco a sentire l'essenza di quella persona, di quell'autore, di quell'artista, come nel caso di Paolo Sorrentino, che è un grande artista, un grandissimo regista, non mi potrà mai piacere. È come se conosceste un amico simpaticissimo e però il vostro migliore amico lo trova antipatico e anzi lo odia profondamente. Questo è quello che provo per Paolo Sorrentino, per il suo cinema, per il suo modo di vedere la vita, assolutamente privo di gioia. E infatti una delle cose che più mi dà fastidio di questo film e della prosopopea attorno a tutto l'incensamento che c'è stato di questo grande capolavoro del cinema sono tutte le opinioni sbagliate, secondo me, riguardo la poesia, secondo me totalmente assente da questo film come da quasi qualsiasi suo altro film. La presunzione costante con cui lui cerca di portare avanti le sue storie e di raccontare dei temi. I suoi sono dei personaggi assolutamente poco umani, o per meglio dire molto umani nelle loro accezioni più terribili. Infatti penso che il suo film più riuscito, o meglio quello che mi piace di più, è L'amico di famiglia, in cui lui ha indovinato il carattere più mostruoso di quel mostro d'attore che è Giacomo Rizzo. Per il resto, un film odiabile per quanto mi riguarda, che non racconta una Napoli in maniera sognante per nulla, che racconta di un modo di vedere la vita che non ha niente a che vedere con il mio, e che molti dicono ma è un film, il film più carico di speranza, che guarda al futuro della sua cinematografia, della sua filmografia. Io dico, me coglioni, cioè non ci trovo veramente nulla di speranzoso, comunque di positivo, nel guardare alla vita in questo modo come fa lui. E quindi, per quanto lo trovi un bellissimo film, molto ben interpretato dalla Saponangelo, che interpreta la madre di Fabietto, no? Questa sorta di
alter ego dello stesso Sorrentino, bravissimi tutti, forse Servillo come al solito interpreta sempre se stesso, molto più bravo in Qui rido io, che mi sono dimenticato di inserire all'interno di questa carrellata. È un film ricco di aspettative, forse la gente ci vede molto più di quanto volesse dire Sorrentino e lui ci gioca perché è un bravissimo paraculo. Insomma, un film che secondo me non merita di andare agli Oscar, ci andrà, probabilmente potrebbe anche vincere la statuetta e saremo tutti quanti contenti e salteremo sul carro dei vincitori ancora una volta. The End of God su Rotten Tomatoes totalizza un 83% per quanto riguarda la critica e 83% anche per quanto riguarda il pubblico. De Gustibus. E parlando appunto di È stata la mano di Dio, un altro film di cui non ho conservato il bigliettino, ma perché l'ho perso, in realtà mi è piaciuto un sacco, è l'altro film dedicato, diciamo, all'epopea della famiglia De Filippo, per meglio dire, Scarpetta in poi De Filippo. Ed è Qui rido io di Mario Martone, un film che ho adorato, un film con un grandissimo cast, un film con una voglia di raccontare questa storia fortissima, senza fronzoli. Per quanto possa sembrare, sicuramente il cinema di Martone è un po' più supponente di tanti altri autori più mainstream, se vogliamo. Questo è un film assolutamente da vedere, un film che secondo me va annoverato come uno dei migliori di quest'anno, sicuramente forse degli ultimi anni. È grande cinema di intrattenimento, ma è anche una grande opera d'arte, è un modo di poter guardare anche alla grandezza di Edoardo, poi Edoardo De Filippo, come vedremo nel prossimo film, non a caso li ho collegati insieme, a Edoardo Scarpetta, padre, patrigno, zio e così via. È un modo di guardare a quella storia molto fine, molto interessante, con un'angolazione diversa. Lo stesso Tony Servillo penso che sia molto più grande in questo film interpretando Edoardo Scarpetta che non nel film di Sorrentino. È molto più interessante anche da vedere, forse perché si trova più a suo agio all'interno di un contesto più simile al teatro. Qui rido io è un film che, pur raccontando un'epoca passata, un'epoca di stravolgimento, ovvero la fine di Scarpetta, o meglio il momento più vicino alla sua fine, ma anche il momento di maggior dimostrazione di forza, quella di questa grandissima storia del grande processo contro quel mentecatto di Gabriele D'Annunzio. Ed è un film di retaggio, è un film di legacy, è un film di mutazioni, di mutamento all'interno anche della storia dell'arte, ma anche la storia della società italiana e della cultura italiana. Ed è un vanto che sia un qualcosa di così importante raccontata a Napoli e che parla di Napoli con uno sguardo attento, dolce, misurato, pur raccontando alcune cose terribili. È un film con delle interpretazioni magistrali, bellissimo tutto il cast, tutto indovinato, dai ragazzini fin su ai più grandi. Ed è un ottimo modo di poter raccontare la grandezza di un uomo piccolo per quanto umano è stato, quindi per tutte le storpiature del suo essere un uomo. E racconta una verità, forse scomoda, ma importante, importantissima all'interno della nostra cultura. Un film che vi straconsiglio e che spero sinceramente che possa veramente concorrere per dei premi importanti, perché è stato veramente, veramente, veramente bello. Qui rido io totalizza un 3,85% su il Mymometro di MyMovies. E andando avanti, il penultimo film di questa personale classifica, sono sicuro che me ne sarò dimenticato qualcun altro che avrò visto in sala, ma è I Fratelli De Filippo, che tra l'altro in questi giorni, non so quando uscirà questo video, ma l'avreste potuto vedere anche sulla Rai. Io sono andato in sala a vederlo anche perché ci tengo tantissimo. In questo film interpreta Edoardo De Filippo, il mio ex coinquilino nonché fratellino adottivo, Mare Autore, e fa un lavoro magistrale. Sono contentissimo che lui abbia potuto debuttare al cinema con un film del genere, con un ruolo così importante. E tutto il cast appunto dei Fratelli De Filippo, che racconta, come detto dallo stesso Sergio Rubini, bravissimo e attento regista di questa opera e di tutta l'operazione attorno a questo film, è un modo di raccontare la storia
della compagnia dei tre fratelli di Filippo, come se stesse raccontando la storia dei Beatles, o meglio, come se stesse raccontando la storia della formazione di una band, ed è una chiave di lettura molto interessante, molto tenera. Il film è tenerissimo, è molto bello, racconta del passaggio successivo, se vogliamo, è quasi un sequel con uno sguardo diverso, però, rispetto a cui rido io, perché chiaramente vuole raccontare tutto quello che è avvenuto dopo, tutto quello che è già la metamorfosi in corso di questo nuovo modo di fare teatro. E tra l'altro racconta più di due generazioni, perché nel mezzo, da Edoardo Scarpetta, c'è suo figlio Vincenzo, interpretato qui nei Fratelli De Filippo di Sergio Rubini da un grandissimo Biagio Izzo, che fa il cattivo. Come molti comici bravi, quando si tratta di andare a toccare delle corde molto più cattive, molto più di infamia, riesce a dare il suo meglio. In questo film è bravissimo, come tutto il cast, oltre al già citato Mario Autore. Gli altri due fratelli di Filippo sono bravissimi, sono dei giovani ragazzi in gambissima, ma su tutti Susy Del Giudice, che interpreta appunto Rosa, la madre dei tre fratelli di Filippo, fa un lavoro eccezionale. E già solo per lei varrebbe la pena vedere questo film. È un film che purtroppo non avrà e non ha avuto la fortuna che meriterebbe, e spero che possa essere un po' rivalutato nel tempo, ma pare, si vociferi, che insomma in qualche maniera si possa dare il là anche a una prosecuzione della storia. Infatti parla e racconta dagli inizi dei fratelli di Filippo fino al momento della formazione della compagnia e fino al primo atto di Natale in casa Pirlo. I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini su MyMovies hanno un punteggio di 3,34. Concludiamo con il botto, nel senso che vi parlo di uno dei film che sta facendo il botto e che sta riportando in sala un sacco di gente ed era attesissimo, ovvero No Way Home, l'ultimo film della trilogia di Spider-Man con protagonista Tom Holland. L'ultimo, chi lo sa, l'ultimo di questa trilogia, che si conclude magistralmente, secondo me, con un'ottima operazione di cinema di un certo livello, anche se molto commerciale, attesissimo, forse un po', diciamo, confuso nel cercare di raccontare tantissime, troppe cose, troppi personaggi, troppe situazioni. Ci prova costantemente a farlo, intrattiene tantissimo, è un film che mi ha fatto emozionare molto, è stato bellissimo essere in sala con un sacco di gente, anche se, visto, diciamo, la mia positività scoperta da lì a pochi giorni, forse non era tanto il caso, però è stato bello gioire insieme a loro, è stato bello emozionarsi insieme a tutte queste persone, vivere tutte queste emozioni all'interno di una sala cinematografica così gremita, così grande, in IMAX. Un film che sicuramente è imperfetto per tantissimi motivi, ma che ha il grande pregio di chiudere un'idea editoriale di quanto riguarda questa piccola trilogia e diventa, in una maniera secondo me geniale, anche se un po' raffazzonata nei modi, diventa una grandissima trilogia di origin story. Quindi da questo momento in poi in realtà scopriamo il vero Spider-Man di Tom Holland. È un film con tantissime sorprese, tantissime apparizioni importanti e insomma c'è poco da consigliarlo. Per gli amanti del genere è assolutamente un must, diventerà un grande cult, un classico, sperando che però adesso trovino il modo di ridimensionarsi, soprattutto con le bellissime serie che stanno proponendo su Disney Plus. Spider-Man No Way Home sta facendo in qualche maniera concordare sia critica che pubblico, totalizzando su Rotten Tomatoes il 94% per quanto riguarda la critica e il 98% per quanto riguarda il pubblico. Io ci ho provato a essere sintetico, come sapete la sintesi non è uno dei miei talenti. Grazie per avermi seguito, vi invito a seguirmi costantemente, a cliccare sulla campanella, a scrivere i commenti, la vostra opinione sui film che ho citato, se li avete visti o meno. Vi invito a iscrivervi al canale e noi ci vediamo ai prossimi video, all'anno prossimo a questo punto, quindi al 2022. Ciao!